come tutte quelle gare che abbiamo affrontato, perché avete visto anche il Cuneo, domenica scorsa ha fatto una partita, sembrava che fuori casa non avesse mai andato a vincere 3-0 a Pontedera. Non ci sono regole qua che possono essere rispettate, né tantomeno posizioni di classifica che ti determinano già il risultato. Il Pro Piacenza è fatto di giocatori forti. Abbiamo visto le partite fino a qua che hanno svolto, molte hanno raccolto meno di quello che a volte meritavano, a volte questo è successo anche a noi. Quindi da quel lato lì non va affrontata né più né meno di tutte le altre. Con grande attenzione, con grande voglia, dobbiamo avere qualcosina ovviamente in più di quello che abbiamo messo fino adesso, perché probabilmente quello che abbiamo messo, anzi ovviamente non è bastato a Gavarrano, non è bastato con la Viterbese, non è bastato con l'Olbia, e quindi dobbiamo mettere qualcosa in più, a cominciare da me. Abbiamo pensato un paio di situazioni che portano sia la difesa a 3 che a 4, e quindi oggi mi riservo le ultime ore per poi fare una scelta definitiva, però in mente un'idea ce l'ho già. Fermo restando che preferisco mettere un giocatore magari non proprio nella sua posizione piuttosto che cambiarne tre e mettere un po' tutto fuori ruolo prima di iniziare una gara importante, avendo avuto 2 giorni per prepararla. Quindi è chiaro che il mio pensiero va più su questo. Ma abbiamo provato due situazioni che per personalità e per voglia dei ragazzi che sono pronti a dare una mano, questo mi lascia abbastanza sereno da quel punto di vista. E la voglia è tantissima, speriamo che non ci crei invece l'effetto contrario, perché noi non è che non vogliamo vincerla, la vogliamo tantissimo e questa cosa qui poi può diventare un blocco. Cerchiamo di sfruttare l'ondata positiva che abbiamo, cerchiamo di cercare di dare ai tifosi quello che vogliono, ma è anche quello che vogliamo noi, di farlo tutti assieme. E so che oggi c'è anche una targa, una situazione importante per un ex tifoso Paolucci, mi sembra, hanno detto il Pao, in cui noi saremo comunque vicini, non possiamo esserci noi, però è una cosa che comunque la società sarà presente ed è credo che in questo momento siamo molto vicini. Sarebbe perfetto suggellarla con una vittoria, però ai tifosi dico che faremo di tutto per farla, di tutto.